Ciao a tutti, sono Nese e oggi è arrivato finalmente questo enorme pacco Swap da Alicrafty e mi ha fatto una marea di roba, veramente io non ho parole, come al solito mi manda molto 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 di più di quello che avevamo stabilito e io non posso che ringraziarla tantissimo e come vedete mi ha mandato una marea di blind bags, ve le sto facendo vedere così e poi faremo una cosa per volta perché è veramente tantissima roba, ovviamente non aprirò le blind bags tutte oggi, magari ne apro due in questo video e poi apriamo questi pacchettini. E veramente non so che dire, sono tantissime cose. Abbiamo fatto questo swap, quindi ovviamente quando posta il suo video ve lo metto in descrizione, il video insomma delle cose che le ho mandato io. E veramente mi ha mandato tantissime cose e mi ha mandato anche questo e l'avevo detto di non mandarmelo, però me l'ha mandato lo stesso. E poi mi ha trovato le due che volevo delle Little Star Fairies, quindi sono contentissima. E niente, iniziamo da questi pacchettini e poi apriamo due blind bags insieme. Allora, io direi di iniziare da questo che è il materiale creativo. E quindi direi di aprirlo subito. Ovviamente la bustina è troppo carina, quindi la terrò. No, me li ha mandati, ma dai! Mi ha mandato degli stampi. Degli stampi in silicone per fare le creazioni e li userò subitissimo. Sono troppo belli, lucidi e sono rettangolari e li volevo tantissimo così, quindi non so come ringraziarti. Poi mi ha mandato delle bales e delle calamite, che pure quelle mi servivano tantissimissimo. E poi vediamo. Ok, questo è fatto. Poi vediamo questo. Materiale creativo fatto a mano e credo siano sticker fatti da lei. Guardate quanto è carina questa bustina, ma dove le trovi? Sono troppo carine. Cioè, guardate come impacchetta tutta alla minima perfezione. Io non ho impacchettato così bene, scusami. C'è qui questo gattino adorabile con questo fiocchetto e poi questa marea di sticker che io veramente non ho parole. Tra lei e Melly mi hanno riempito di sticker. Ci sono le super chicche. Non ve li sto a tirare fuori tutti. Sailor Moon che mi servivano come il pane. Che carini i Pusheen fatti a Pokémon e a, diciamo, My Little Pony. Poi ci sono i My Little Pony qui. Sono troppo belle. Poi tutti degli artwork stupendi. Tokidoki. Poi ci sono qua altre. Che carino, Stitch e Harley. No, vabbè, questo me lo chiederà sicuramente una mia amica. Già lo so, perché adora Stitch e adora Harley, quindi. I Pokémon, no, guardate che belli! Flareon vedo qui dietro, spettacolari. Poi ci sono un po' di cose di Frozen. E poi questi Pusheen, questi Molang. Cioè, sono stupendi, veramente. Sei spettacolare, non so come ringraziarti. Poi vediamo questo qui, che vedo un pacchetto di carte Pokémon. Spero sarai fortunata. Grazie. Beh, l'altra volta mi hai trovato una ex, quindi. Se non la trovo questa volta non è importante. Anche qui la bustina è super carina. Eccolo qui. E quindi apriamo il pacchetto di Mewtwo. Lo apriamo subito. Bello Mewtwo, stupendo. È uno dei miei Pokémon preferiti, come saprete. Ce la farò. Ok. Ah, vi do anche il codice se lo volete. Eccolo qua. Allora, ok, e vediamo. Allora, abbiamo, vabbè, vado velocemente, tanto. No, vabbè, ormai me li faccio comprare da te i pacchetti. No, stupendo, Curemax, full art. Cioè, come fai? Come fai? Io non ne ho idea. Cioè, no, vabbè, me li compri tu ormai. I pacchetti Pokémon sono a tua discrezione. Cioè, ma che spettacolo, guardate! Cioè, io non ho parole, veramente, non so come ringraziarti. E tu hai molta più fortuna di me nel comprare i pacchetti. No, vabbè, troppo felice. Poi abbiamo qui un bigliettino. Aspettate che lo leggo. Oh, guardate che carino, leggetelo anche voi, è troppo carino. Stoppate e leggetelo perché è troppo dolce. Anche io ti considero un'amica, sei troppo dolce. E questo? Oh, guardate che carino! Bigliettino. E questa è una sua creazione. Qua c'è una mollettina rosa carinissima.
No, vabbè, presto ti devo mandare un altro pacco, assolutamente. Cioè, sei troppo dolce, davvero. Allora, apriamo. C'è questa bustina gialla. No, oh mio Dio, che carina. No, vabbè, io non, davvero, è troppo bella. Ogni volta che mi mando un pacco è come se fosse il giorno del mio compleanno, è troppo bella. No, questa la appendo subito vicino a Trilli, sono stupende. Ormai ho un muro dedicato alle sue creazioni perché è troppo bello. Oh mio Dio, sono troppo felice. Allora, adesso scelgo due bustine e le apriamo insieme. Ho scelto queste due. Allora, questa che io praticamente so già qual è perché me l'aveva detto che me l'avrebbe mandata, ma non doveva. E questa serie dei Playmobil, la serie 7, io non le ho mai aperte sul canale, la serie 7. E sono questi personaggi qui. Vi faccio vedere subito chi mi ha mandato. Eccola qui, mi ha mandato l'incantatrice di serpenti, diciamo, perché le avevo detto che era la mia preferita della serie. E infatti è stupenda, guardate quanto è bello il serpente, e è morbido, è flessibile. E lei pure è stupenda, è fantastica. E poi c'è anche questo che dovrò attaccare con la colla, perché come al solito quelli Playmobil non attaccano benissimo. Questa è stupenda, quindi abbiamo lei. E poi questo perché c'è un campanellino, vi volevo vedere. E questo dei magici, i cani, non l'ho mai aperti, diciamo, sul canale. Quindi volevo aprirli con voi. Poi ci saranno quelli dei conigli e dei pony, che apriremo in altri video. Farò parecchi altri video perché me ne ha mandate tantissime. Quindi apriamo questo. Allora, vediamo subito la checklist. Eccola qui. C'è appunto, ognuno ha un campanellino, blu o rosso. Ok. E qui ci sono appunto i vari cagnolini che possiamo trovare. Sono tutti adorabili. Io adoro i cagnolini. Vediamo subito chi abbiamo trovato. Allora, il campanellino è rosso. Eccolo qui. E ne abbiamo trovato quello Havana. Eccolo qui. Allora è super super floccato, come lo volete chiamare, peloso comunque. Ha il pelo veramente lungo rispetto a quelli soliti. E è troppo adorabile. Guardate quanto è carino. E poi c'è anche appunto questo campanellino. È troppo carino. Allora, vi ho messo qui tutto quello che ho aperto oggi, però ci sono miriadi di blind bags che apriremo nei prossimi video. Io la ringrazio tantissimo, veramente sei dolcissima, non so, non ho parole, sono troppo belle tutte le cose. Io spero che le mie ti piacciono, però ti dovrò mandare altri pacchi presto perché tu mi fai sempre tantissime cose. E niente, io ovviamente vi lascio il suo link in descrizione, passateci perché è bravissima, è una creativa bravissima, è dolcissima e è molto molto gentile con tutti i suoi iscritti. Vi mando un bacione, se vi è piaciuto il video mettete like, commentate, iscrivetevi al mio canale se vi va. E noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ti ringrazio ancora tanto e un bacione. Ciao ciao!